sono sposata, ho due figli ormai grandi, quindi riesco anche a dedicarmi a fare queste cose. E ho lavorato, sono una ragioniera di base, ho lavorato per 15 anni in un ufficio fin quando ho sentito il bisogno di cambiare, perché la scrivania non mi diceva mai grazie, non mi abbracciava, e così a 36 anni ho deciso di fare il corso per OSS e sono diventata un OSS dal 2007. Ho iniziato quindi a lavorare presso l'azienda pubblica di servizi alla persona di Borgo Valsugana, che è in provincia di Trento, e dal 1 gennaio del 2008 io sono una dipendente di ruolo e dal 2011 ricopro anche il ruolo di responsabile di nucleo. All'inizio, i primi anni, eravamo più di una responsabile di nucleo e dal 2015 invece sono stata nominata responsabile del comparto socio-assistenziale della mia azienda. Allora, fra le altre cose, siccome io sono una che non amo stare ferma, sono anche presidente di un'associazione della provincia di Trento, dell'Associazione Provinciale dei Club Ecologici Territoriali della provincia di Trento. Fino a maggio dell'anno scorso io conoscevo Sentimenti in modo molto marginale, nel senso che ne avevo sentito parlare perché seguivo Letizia da alcuni anni e ho fatto alcuni corsi con lei. Poi a novembre del 2016, quando io ho ritirato la mia agenda Giorni Felici, parlando con Letizia, le dicevo appunto che mi sarebbe interessato fare qualche altro corso, però il mio problema era quello di avere il weekend sempre disponibile per andare a fare i corsi. E quindi lei mi dice: guarda, Susi, se vuoi c'è il training, puoi fare quello che in 2 settimane, invece che in 8 diversi momenti dell'anno, puoi fare i miei corsi. Quindi io mi sono iscritta al training con molta curiosità, ma non avrei immaginato nel modo più assoluto di poter poi essere qua questa sera a fare quello che sto facendo. E quindi ho conosciuto lì il modello Sentemente e con orgoglio, lo dico veramente con tanto orgoglio, sono diventata una felicitatrice del Sentemente modello. Cos'è per me Sentemente? Sentemente rappresenta una grande opportunità di cambiamento all'interno dei servizi sociosanitari. Io sono un OSS che lavora tutti i giorni quasi all'interno di una casa per anziani e mi rendo conto sempre di più di quanto sia difficile fare il nostro lavoro con una richiesta di, tra virgolette, specializzazione e tecnicismo sempre più alta e con una riduzione sempre, cioè un aumento del carico di lavoro e con una riduzione sempre di più del personale. E allo stesso tempo, molto spesso come dire, ci viene richiesto di lavorare trascurando alcuni aspetti importanti del nostro lavoro e tutti noi OSS spesso diciamo non abbiamo mai tempo. Conscientemente io ho ritrovato il gusto di avere tempo per le relazioni con i miei ospiti, con le persone di cui mi prendo cura. E credo che Sentemente, che mette al centro appunto l'operatore, l'ospite e il suo familiare, sia una cosa innovativa, perché di solito nelle carte dei servizi ci sono sempre al centro sicuramente i residenti, ma gli altri, bene o male, stanno lì intorno a lavorarci. E quindi Sentemente rappresenta anche un po' per me quelle belle parole che noi scriviamo, che i nostri direttori scrivono nelle carte dei servizi o che sono appese ai muri delle nostre strutture e che adesso sono entrate nel cuore degli uomini, quindi nel cuore di tutti gli operatori e stanno iniziando a camminare sulle loro gambe. E secondo me questa è una potenza enorme della meraviglia di questo modello.
aver incontrato Sentemente per me, aver incontrato Letizia, i miei colleghi felicitatori, ha voluto dire rinnovare la mia motivazione a fare il mio lavoro. Erano alcuni anni che io sentivo sempre più la pesantezza di dover lavorare legata ai compiti e a trascurare alcuni aspetti che io ho sempre ritenuto importanti invece da quando ho iniziato a fare questa professione. Ho incontrato questo modello, ci credo fortemente e ho ritrovato veramente la voglia di andare al lavoro ogni mattina con il sorriso sulle labbra e a rapportarmi con chi incontro in un modo sereno, in un modo tranquillo e senza portarmi dietro, come dire, le magagne, i nervosismi che a volte magari ci portiamo da casa o perché incontriamo il collega al mattino al timbrino musonato e quindi ci associamo per non farlo sentire solo. E, ho preso una citazione di Khalil Gibran che per me rappresenta veramente quello che sto vivendo dopo aver incontrato questo modello. Quando lavori sei un flauto il cui cuore è trasformato in musica, dal sussurrare delle ore. Amare la vita attraverso il lavoro è essere intimi con il più grande segreto della vita. Ogni lavoro è vuoto tranne quando c'è l'amore, poiché il lavoro è la manifestazione visibile dell'amore. E per me questa citazione veramente rappresenta, no, quello che io sto vivendo. Quindi poter mettere amore nel mio lavoro in un modo che prima mai avrei immaginato. Dal punto di vista di responsabile di nucleo, devo dire che mi ha aiutato molto in questi mesi che ho, al quale insomma, mi sono approcciato questo modello, mi ha molto rafforzato nel mio ruolo, rafforzato nel senso che mi sento molto più autorevole in quello che dico, anche perché ho imparato veramente tanto, tante cose nuove che non conoscevo. E soprattutto non ho più paura di rapportarmi con i miei superiori, quindi con il direttore, con il presidente, con tutti quelli che sono gerarchicamente sopra l'os. E soprattutto sento che adesso posso svelare la bellezza e portare la gioia in quello che faccio, non solo nel lavoro, ma anche nella mia vita quotidiana di tutti i giorni. E questo penso che possa essere un valore aggiunto che non è solo per me, ma anche per le persone che incontro. Quindi essere felicitatrice vuol dire anche io ci sono, io ci sto, sono qui. E, quando Letizia mi ha detto Susi, ho bisogno che tu venga a fare la conduzione di questa serata, io subito ho sentito una morsa allo stomaco perché ho detto Madonna, come posso farcela? E poi però subito ho sentito anche questa meravigliosa opportunità che mi veniva offerta e questo dono che Letizia mi sta facendo questa sera perché lei ci dice sempre che dobbiamo alzare la nostra asticella e io questa sera credo che ce l'ho non so quanti metri, ma insomma cercherò di riuscire a saltarci sopra. E io mi sto molto arricchendo, la mia vita è cambiata in tutti gli aspetti veramente. E devo dire che mi ha aiutato a entrare in in questa family, come la chiamiamo, in questa grande famiglia, mi ha aiutato veramente ad apprezzare ogni momento che vivo. Mentre magari prima per ogni stupidaggine c'era il muso lungo, il pensiero che circolava moltissimo nella testa, invece adesso un bel respiro, un momento di calma e poi si riparte. Ecco, a volte fare il felicitatore non è proprio una passeggiata perché è anche faticoso, perché bisogna impegnarsi tanto, però la meraviglia che poi porta ripaga qualsiasi tipo di sacrificio. Stasera siamo qui e ci saranno cinque responsabili di vari enti che ci parleranno del loro viaggio che farà, che inizieranno e questa cosa per me rappresenta un sogno,
Un sogno che io spero che, visto che dovrò lavorare più o meno ancora 20 anni, spero che in questi prossimi 20 anni possa realizzarsi anche in Trentino dove io vivo e dove lavoro. E sono sicura che sarà un grande successo e io credo che lo sarà veramente e mi auguro che lo sia anche perché potrà rappresentare un esempio per tutti noi che in altri territori vorremmo che ciò accadesse. Quindi siate la luce che ci illumina la via e buon lavoro. Questa sera a parlare è il dottor Antonio Curti, direttore della Beata Vergine delle Grazie, una persona, un direttore convinto che il lavoro fatto bene venga molto meglio insieme che singolarmente, perché il bene si diffonde e ritorna con ancora più forza. Così sicuro che il modello Sentemente funzioni da organizzare una cena in pizzeria per dirlo a tutti i colleghi bolognesi. Wow! Buonasera a tutti, grazie per questa simpatica presentazione. Io sono direttore della Beata Vergine delle Grazie. Intanto mi fa molto piacere, stasera qui c'è anche Eugenio Venturelli, che è il presidente della nostra casa, e ci sono anche tanti miei colleghi. Faccio un accenno molto breve alla storia della nostra casa di accoglienza, perché credo c'entri molto con la giornata di oggi e con i motivi per cui noi abbiamo scelto un paio di anni fa di voler introdurre il modello Sentemente nella nostra organizzazione. Ci sono due valori fondanti della nostra casa, che sono l'accoglienza e la gioia. 30 anni fa, Monsignor Cevenini, fondatore della nostra casa, lanciò una raccolta fondi dal titolo Accoglienza e gioia, queste due parole possono diventare realtà con l'aiuto di tanti. Adesso diremo crowdfunding, che sembrerebbe una cosa molto innovativa, ma in realtà le raccolte dei fondi funzionavano benissimo anche allora se c'era dietro una passione. Non c'era non banking. Non c'erano i pagamenti online e c'erano delle bellissime cartoline dove il signor Cevenini ogni mese annotava l'importo che tantissime famiglie versavano mensilmente per la costruzione dell'opera. Se siete curiosi, sul nostro sito c'è l'immagine di queste cartoline. Certo, non è solo la nostra storia e questi nostri valori che ci hanno spinto a scegliere di introdurre il modello Sentemente. Ci sono altre riflessioni che abbiamo fatto. Io lavoro in questo settore della cura e dell'assistenza da tanti anni, credo che sia una fortuna, anche un privilegio lavorare in questo settore. Questo settore, negli ultimi 15 o 20 anni, credo di poter dire che si sia profondamente trasformato. Se noi pensiamo alle persone anziane che accoglievamo nelle nostre case 15 o 20 anni fa, ai loro desideri, ai loro bisogni, ai loro problemi, se noi pensiamo anche all'ambiente delle nostre case, pensate anche alla bellissima opportunità di avere colleghi che provengono da tutto il mondo, anche questa è una trasformazione degli ultimi 20 anni. Pensate anche all'idea che c'è di una casa per anziani. 15 o 20 anni fa pensavamo, entrando in una casa per anziani, di voler ricercare sicuramente la pulizia, l'ordine, il rispetto, uno standard di servizi uguale, indifferenziato per tutti. Adesso una persona che si avvicina a una casa per anziani, i familiari di una persona che vorrebbe entrare in una casa per anziani, pongono domande completamente diverse. Ma è comprensibile questo, è giusto. Ci chiedono, ma la mia mamma, mio papà, a loro piaceva molto fare tante attività, ma voi siete in grado di proporgliele anche adesso che non sono in grado di esprimersi come facevano una volta? Ma la mia mamma, mio papà avevano gusti alimentari molto particolari, riuscite a soddisfarli in qualche modo? Tutte queste domande fino a un po' di tempo fa a noi non venivano fatte. Noi adesso ci chiedono quindi una profondissima personalizzazione dell'assistenza e questo è doveroso e giusto. Tutte queste trasformazioni non sono, secondo me, state accompagnate da un cambiamento culturale, dalla creazione di un linguaggio sociosanitario, non sono state accompagnate da un qualche modello di riferimento. E noi ci siamo trovati un po' spiazzati, forse dovrei dire disorientati, visto l'ambiente, però tutto questo effettivamente l'abbiamo portato avanti con il buon senso, a volte di più, a volte di meno, con la sperimentazione.
Però questo non ha, ripeto, costruito un modello a cui noi possiamo fare riferimento. Accompagno questa riflessione a una domanda che faccio a me e a tutti noi. E la domanda è un po' questa: se noi adesso entrassimo come ospiti, come pazienti, come anziani, in un luogo di assistenza o di cura, cosa vorremmo trovare? Probabilmente ognuno di noi darebbe una risposta diversa, però io credo che due elementi accomunerebbero tutte le risposte, e sono relazione e metodo. Relazione intendo una relazione amorevole, una relazione umana, una relazione di fiducia. Metodo intendo la competenza, la capacità di quell'organizzazione di dare risposte omogenee ai problemi che si creano all'interno dell'organizzazione. Fatte queste considerazioni, arrivo a cercare di spiegare perché noi poi un paio di anni fa abbiamo scelto di introdurre il modello sentimento. Io credo che il modello sentimento abbia avuto alcune intuizioni geniali, non lo dico per fare pubblicità, tanto gli enti che sono qui sono già tutti nel percorso, ma che sono un po' questi. Allora, il principale secondo me è questo: il modello sentimento mette al centro la persona. Non è una frase così nuova, però quando noi parliamo del modello sentimento di persona, intendiamo tutti. Intendiamo tutti vuol dire tutti noi che lavoriamo all'interno dell'organizzazione delle case per anziani. Intendiamo tutti, cioè tutti gli anziani che accogliamo, che risiedono nelle nostre strutture. Intendiamo tutti i familiari che accompagnano gli anziani nelle nostre strutture e che li seguono nel percorso di vita degli anziani all'interno delle nostre case. Quando il modello sentimento parla a noi operatori, a noi che lavoriamo nel settore, non ci dice devi fare così, questo è lo strumento migliore, usalo in questo modo, così avrai il meglio. No. Il modello sentimento parte da questo, parla alla persona e dice io ti propongo un percorso di crescita tuo personale che diventerà anche un percorso di crescita della tua organizzazione. Non può esistere un miglioramento di un'organizzazione se ognuno di noi non porta il proprio meglio. Parla della persona anziana e non dice quella malattia, no, dice la persona anziana non è la sua malattia, la persona anziana è tutto quello che c'è oltre la malattia. Parla dei familiari, non dicendo il familiare è un problema da affrontare all'interno della nostra organizzazione, ma parla dei familiari e dice le organizzazioni hanno questo dovere, accompagnare e aiutare i familiari ad affrontare le emozioni difficili dell'ingresso in struttura degli anziani. Questo, secondo me, unito ad altre cose, a un metodo molto preciso del modello sentimento, è un grande aiuto per noi e per le nostre organizzazioni, perché ci porta in quel momento e in quel contesto a dare il nostro meglio, valorizzando non un modello astratto, ma quello che sono le potenzialità e le caratteristiche di quella casa per anziani in quel momento. Potrei dirlo più sinteticamente così: è un modello che è in continua evoluzione. Noi l'abbiamo introdotto da un paio d'anni. Vi dico subito che abbiamo lavorato molto, cioè è impegnativo, richiede un forte impegno, i miei colleghi sono qui e lo sanno bene. Non lo so, adesso io potrei farvi alcuni esempi di alcuni risultati, di alcuni cambiamenti, di alcuni miglioramenti che noi abbiamo già ottenuto. A me fa piacere dire questo, molti l'hanno già sentito come prima cosa, però alle 7 di mattina nella nostra casa per anziani tutte le persone che terminano il loro lavoro notturno, tutti quelli che iniziano il lavoro diurno, infermieri, operatori, responsabili assistenziali, si ritrovano e per alcuni minuti hanno il divieto di parlare di lavoro, perché devono fare un qualche esercizio, un qualche cosa insieme per prendersi cura del loro benessere, per iniziare la giornata insieme nel modo migliore. Questo è un esempio, poi ci sono anche altre piccole cose che sono semplici ma secondo me straordinarie. Noi ci avviciniamo alla discussione del piano assistenziale dei nostri anziani ospiti, dove partecipano tutti, medici, fisioterapisti, animatori, animatrici, infermieri, OSS, RA. E alla persona anziana qualcuno nei giorni precedenti ha chiesto ma che desideri hai tu? Alcune persone, certo, non sono in grado di esprimere, purtroppo, coerentemente il loro desiderio. Allora c'è qualcuno che si interroga cercando di interpretare i loro comportamenti e i loro desideri. Questa domanda sui desideri, se mi dicesse alcune risposte, è rischiosa, è sicuramente rischiosa, però è anche una bellissima sfida per le nostre organizzazioni. Ci sono altre cose, cioè la storia di vita degli anziani. Noi anche prima raccoglievamo sinteticamente la storia della vita degli anziani, però non era venuto in mente di conoscere così approfonditamente soprattutto gli hobby,
le passioni giovanili, tante cose che poi si trasformano in attività assistenziali, in modalità assistenziali. Ora, questi sono alcuni dei risultati che abbiamo conseguito, ce ne sono altri, c'è un'integrazione professionale molto maggiore, perché come dicevo prima, si accompagna una crescita di ognuno, una proposta per ognuno ha un metodo. Le soddisfazioni e le gratificazioni che noi abbiamo avuto all'interno della nostra casa ci hanno, direi, quasi naturalmente un po' portato a volere condividere tutto questo con gli altri colleghi di Bologna. Siamo favoriti un po' a Bologna da questo, perché abbiamo una tradizione su cui ci sono, insomma, molti rappresentanti, grazie a degli enti pubblici che sono venuti e che hanno sempre favorito una collaborazione molto forte fra gli enti di Bologna, quindi certamente c'era già un contesto favorevole. Però noi, in qualche modo, naturalmente abbiamo detto, ma estendiamo anche ad altri questa proposta, perché funziona. Ora noi siamo partiti, a me fa molto piacere, sono molto contento, era un desiderio molto forte mio e di tutti noi, e abbiamo avviato adesso le prime attività, con alcune persone che erano già amici, forse più che colleghi, ma con tanti altri che non conoscevamo, sicuramente diventeremo amici. Non lo so, io non so bene che cosa o quali risultati noi raggiungeremo. Credo che adesso sia anche molto difficile vedere o prevedere quali risultati raggiungeremo. Su una cosa però, che è un po' un sogno, un desiderio che ci accomuna, di questo sono sicuro. Io sono molto sicuro che questo nostro percorso porterà dei risultati di sistema. E quando è il sistema che migliora e che cresce, c'è questa cosa importantissima, che la crescita di un sistema vuole dire maggiore garanzia e maggiore protezione per tutti quelli che sono all'interno di quel sistema. Io di questo sono molto sicuro. Io sono anche sicuro, oppure l'ho fatta speranza, che fra un po' di anni saremo tutti quanti molto orgogliosi di questo percorso, di aver portato a Bologna lo sviluppo di un modello sentemente bolognese per l'accoglienza e l'assistenza agli anziani. Grazie a tutti. Grazie al dottor Curti e adesso chiamo a parlare il dottor Gianluigi Pirazzoli, presidente dell'Istituto Sant'Anna e Santa Caterina, presidente di Anaste Emilia Romagna. Un giocatore di tennis da una vita, sì. Amante pertanto delle sfide impossibili. Vero. Un giorno incontra un amico che lo porta ad ascoltare una strega. Da allora si deve ancora fermare. Yes. Nel frattempo la strega si è trasformata in eretica, abbattendo tutte le normali consuetudini. Ed il viaggio continua. Verissimo. Mi incuriosisce questa cosa. È curioso perché è vero. No, grazie. Se mi sentono io ne faccio volentieri a meno. Ah, per la diretta. È curioso perché è vero. Il mio carissimo amico Antonio, in una giornata che i posteri diranno se era fortunata o sfortunata, mi ha detto: voglio sentire, c'è una persona che fa il sentemente. Vabbè, se me lo dici tu, vengo volentieri. E stiamo andati a sentire certamente una platea di gente enorme, un anfiteatro pieno. E questo sembrava il pifferaio magico, tutti ascoltarla, tutti che pendevano le labbra. Io sono di estrazione proprio terra terra, pane pane vino al vino, quindi su me faceva fatica a far presa. Poi dopo ha attaccato il mio mito, quando per me cogito ergo sum, penso per cui esisto, è un Vangelo. Lei ha detto: non hai capito niente. Tu esisti per cui pensi. E già lì mi ha dato due schiaffoni e mi ha costretto a pensare. E penso oggi, penso domani, ho cominciato a sentire parole come gioia, gentilezza, yoga della risata. E i dubbi sono cominciati a insinuarsi violentemente. E anche perché vedevo tanta gente che la seguiva, a partire, ripeto, dal mio amico Curti, ma pian piano ne ho viste altre. E, ecco perché il viaggio è cominciato.
Poi ho cominciato a parlare ovviamente all'interno della mia struttura. Qualcuno all'inizio mi ha parlato con un sequestro se è bevuto il cervello, anche perché gli anni avanzano. Poi invece qualcuno mi ha detto, però, non sarebbe sbagliato. A quel punto mi sono rivolto alla strega e ho detto, ma fare qualche cosa qui nella mia struttura, cosa si potrebbe fare? Perché prima di convincermi mi piace provare. E lei mi ha detto, va bene, facciamo questo anno di sperimentazione e abbiamo fatto un corso, io l'ho chiamato Lavorare Felici, con 24-25 persone di tutte le estrazioni della struttura, guardate bene, settori amministrativi, animatori, la fisioterapista, la psicologa. C'è. Lo so che c'è, lo so bene, l'ho vista. E io andavo, assistevo, li ho fatti quasi tutti. E questa gente cambiava, questa gente rideva, scherzava, giocavano, sembrava tutti matti. Nei reparti il parente ha cominciato a chiedersi, ma cosa avete combinato, cosa avete fatto? E il risultato si cominciava a percepire, però è chiaro che una struttura grande come Sant'Anna, 20-25 sono pochi. Allora la strega che è diventata eretica, perché ha detto, ma che procedure, protocolli, procedure, protocolli, come ha detto il mio amico Antonio, il metodo ci vuole, dice sì, ma se non c'è l'anima non serve a niente, è carta straccia. E qui mi ha dato un altro schiaffone, per quello l'ho trasformato in eretica. Però anche io ho cominciato a interrogarmi, perché oggettivamente leggere delle procedure così nude e crude sa di poco. E cosa posso dire? Posso dire che quello che mi ha convinto molto in questa donna e nel suo metodo, recentemente, è l'emozione. Cioè che veramente l'emozione muove tutto. Veramente l'emozione è quella che comanda nel bene, nel male, e senza quella non si muove niente. E che però per portare l'emozione alle nostre strutture bisogna allenare le nostre persone, i nostri operatori, i nostri uffici amministrativi, quelli che fanno le pulizie, quelli che sono alla reception, perché portare dell'emozione bisogna averla dentro, altrimenti non si crea. La mattina al minotarsi, se uno si alza e dice che due maroni, può essere bravo quanto vuole, ma quando va a lavorare, l'anziano che sarà sotto quelle mani, poi ha letto lui. Fare il bagno, dare da mangiare, tutte operazioni che in strutture moderne come sono le nostre sono, posso dire, scontate. Dico bene, faccio Bertani, scontate. È il fermarsi a capire chi abbiamo di fronte, come dice sempre l'eretica, guardare negli occhi. È fantastico guardare negli occhi una persona. Avere la forza di... E gli anziani ve li puntano gli occhi, vi guardano e noi li abbassiamo. E cosa voglio dire? Il viaggio che in pizzeria quel folle si è sognato di portare e poi da follia sta diventando una realtà, era basato proprio su questo e sul fatto che ci crediamo, perché altrimenti mettere insieme un ente morale, un ASP pubblica, una cooperativa L1, se lo va a raccontare in giro qualcuno dice ma voi siete suonati nella testa. No, perché il fondamento su cui crediamo molto e che crediamo avrà un futuro strepitoso, scintillante, dice la mia etica, è questo. Cioè, cosa mi immagino io? Che noi accoglieremo, che è già una parola molto nuova, delle persone che hanno delle voglie, che hanno delle emozioni, che hanno dei sentimenti, che hanno delle dignità e dei trascorsi che bisogna capire. Altrimenti se uno gli piace più pitturare che la musica, ti fai sentire la musica tutto il giorno,
questo si arrabbia e se urla ti diritti. Ecco, accoglierle e rispettare le loro esigenze, che non sono solo i bisogni fisici. Quindi accoglie persone con la gentilezza, col sorriso, con la gioia, persone che vengono ormai nelle nostre strutture non per sopravvivere, ma per vivere, per continuare un percorso di storia lunga, bellissima, che vale la pena di scoprire. Ecco, per far questo noi abbiamo bisogno di un'allenatrice, di un coach, e le reti che è perfetta per questo uomo. Poi non so se si stupirà prima, noi siamo tutti convinti di no, perché ha un'energia addosso che non so come fa. Ecco, cosa vedo io nel futuro? 5 strutture all'ingresso delle quali ci sarà scritto: l'emozione non è una malattia, la gentilezza non è debolezza, chiamiamola così. Entrate perché qui ci si diverte. Questo mi piace moltissimo, scrivetela perché mi piace moltissimo. Ecco, io sono convinto che il percorso sia molto lungo, condivido molto con Antonio che il lavoro da fare è enorme, però ho assistito alle prime 2 sedute di incontro delle RA di queste 34 persone, quasi quasi si trovavano meglio scambiandosi che fra di loro, conoscendosi. Perché? Perché la conoscenza ha portato già qualche difetto che dovremmo cancellare. Perché tutto questo poi è possibile ed è fattibile, perché il metodo ci vuole, con tanto sentimento di talento, ma ci vuole, con un gioco di squadra, che è l'altra parte difficile dell'equipe. Il dottor Descovic lo sa meglio di me queste cose. Cioè, lavorare di squadra porta risultato, lavorare da soli, Balotelli ci insegna. Grandissimo giocatore, però stava sempre là davanti, lui quando c'era da aiutare quelli che venivano indietro, ti saluto, e difatti l'hanno cacciato via. Perché il gioco è un gioco di squadra. E giocare di squadra è difficilissimo, perché incontrarsi è molto bello, stare insieme è un buon risultato, lavorare insieme è un successo. Dico bene? Ecco, quindi questo è il mio augurio. Ringrazio anch'io moltissimo la dottoressa Bertagni, il dottor Zucchini, la dottoressa Minneri, la dottoressa Gibertoni, che dopo avremo l'onore di ascoltare, il dottor Descovic, che conoscete tutti, e il dottor Sinoppi, che è della vecchia guardia, ma che ci fa sempre piacere vedere con noi. Devo anche ringraziare, perché mi compete nel mio ruolo di, i signori della Givas, nella persona della Massimo Capuzzo, e della Dusman Service, che ci ha offerto questo dopo, nella persona di Giuliano May, che è responsabile commerciale, e di Giuseppe Roberto, che è direttore di zona. Queste sono persone che hanno creduto nel nostro progetto e che quindi ci hanno accompagnato in maniera che a noi piace molto. Speriamo di avervi ancora con noi, ci piace questo vostro aiuto e questa vostra sponsorizzazione. Non ho nient'altro da dirvi, vi ringrazio molto di essere venuti, perché vedervi così numerosi è già per noi una grossa gioia. Vi terremo aggiornati e informati dei risultati e dei successi che avremo, perché l'eretica lì ha tutti i suoi dirette e non dirette, tutti i suoi canoni, tutti i suoi siti. Qui abbiamo uno che è per quello che ha dato il microfono. E buon lavoro a tutti, grazie. Allora, adesso parlerà il dottor Massimo Battisti, presidente dal 2015 dell'ASP Laura Rodriguez. Scusate, io non ti conosco. Allora, dottor Battisti è da 30 anni responsabile dell'Opera Amarella di San Lazzaro. Nel corso della sua vita professionale ha contribuito alla realizzazione di molti sistemi di accoglienza, dedicando particolare attenzione alle dinamiche che ne conseguono nell'interazione ospite-operatore.
So che insieme a lei è qui anche la dottoressa Letizia Marchesi, coordinatrice della vostra ASP. Innanzitutto buonasera a tutti, saluto anche un sacco di amici e di collaboratori, tutto il gruppo della Laura Rodriguez che è intervenuta in maniera massiccia. È chiaro, sono 30 anni che faccio questo tipo di lavoro perché ho iniziato l'asilo fondamentalmente. E ovviamente i capelli bianchi sono soltanto una pittura. È vero, sono anch'io, faccio anch'io parte di questa family, di questa famiglia, anche se sono ancora nella posizione di chi è una matricola, un po' interdetto tra i sentimenti di curiosità e di seduzione, perché tutti noi vorremmo stare meglio, fondamentalmente. E chiaro, quindi come matricola sono chiamato a dare anche il contributo dell'ASP Rodriguez, di questa azienda pubblica, ma soprattutto di questa grande famiglia che mi ha accolto 2 anni fa quando sono diventato presidente. Allora, premetto, i miei collaboratori, chi mi ha chiesto gentilmente e serenamente di portare il nostro contributo, mi ha chiesto non prolungarti, fa un intervento stretto, stringato, e mi ha costretto a scrivere, perché sennò a questo punto avrei esaurito, per cui a questo punto mi attengo al compitino. Spero però di riuscire in qualche modo anche a raccontare qualcosa di più rispetto a quello che ho scritto. Devo semplicemente raccontare i nostri primi passi, fondamentalmente. Allora, parto dal momento in cui, durante un consiglio di amministrazione, la nostra coordinatrice, direi meglio la nostra passionaria, Letizia Marchesi, si presenta in consiglio di amministrazione, lei che rifugge in tutti i momenti istituzionali, per parlarci di questo progetto. E tutti noi, c'è il dottor Bosoli, il direttore, ci sono i consiglieri, ci siamo guardati un po' negli occhi e abbiamo capito che non si trattava di un corso di formazione qualunque. Non era il classico modulo in cui imparare una tecnica in più, una competenza, e magari di avere qualche ora di svago che ci potesse allontanare dal lavoro. Era qualcosa di diverso, era una sfida, era qualcosa che avrebbe inciso in maniera radicale non soltanto sul nostro fare, ma anche sul nostro essere. Era chiaro, quindi, che la dottoressa Marchesi ci proponeva di diventare complici di una sfida, che avrebbe profondamente modificato nella sua essenza l'intero approccio al nostro lavoro. Certamente ci chiedeva di partire da quel patrimonio di valori e di principi che sono alla base della nostra realtà e che rendono così speciale il nostro lavoro e il senso della nostra professione. Ma ci chiedeva anche di rinnovare, con un'attenzione del tutto nuova, quella dimensione umana che deve essere riconosciuta ad ognuno dei vertici di quel triangolo su cui poggia ed è costruita la nostra relazione di aiuto. Da un lato c'è l'anziano, dall'altro c'è il professionista e poi c'è il familiare. Ognuno di questi attori, ognuno di questi soggetti si porta ogni giorno sulle spalle un pesante fardello carico di frustrazioni, di impotenza, di dolore e di vergogna, di rassegnazione e di attesa. Attesa del pasto, delle medicine, spesso solo della morte. Sono sentimenti che usiamo troppo spesso per descrivere una fase della vita dell'uomo, quella del suo tramonto, che invece nel nostro immaginario dovrebbe essere accompagnata da sensazioni di pace, di serenità, di affetto, di calore. Ed è per questo che parliamo di sfida. Una sfida che può essere raccolta e vinta solo se andremo tutti insieme, questo è uno degli aspetti fondamentali, a rivoluzionare il nostro modo di stare in questo triangolo anziano, professionista e familiare, indipendentemente dal ruolo che occupiamo, nessuno escluso. A questo punto, scopriremo con piacere che non verrà migliorata solo la qualità del nostro modo di stare nelle nostre strutture, ma anche tutto il mondo delle nostre relazioni umane. Andare al lavoro col sorriso, prima dicevi questo. E i numeri di questa sfida
sono lì a dimostrarlo. Un viaggio di 3 anni che coinvolge 500 professionisti, 600 anziani e più di 1000 famiglie del territorio, una vera comunità, seppur eterogenea, che dovrà imparare a crescere insieme e a parlare un linguaggio comune. E proprio per questo dovrà cambiare anche il nostro vocabolario e fare in modo che si ritrovino e trovino spazio termini come amore, sorriso, felicità, parole che abbiamo escluso dal nostro codice perché a torto ritenute poco professionalizzanti. Sono parole invece che sono fondamentali per ridare dignità ad una vita che, come scrive Letizia Spanoli, non finisce con la diagnosi. Ecco quindi, sta per iniziare questo lungo viaggio, quindi Letizia Spanoli sarà il nostro nocchiero e dovrà guidarci in questi 3 intensi anni alla scoperta di nuovi porti e di rotte inesplorate. E noi, cara Letizia, tutti noi, saremo orgogliosi di far parte del tuo equipaggio. E non mi resta altro che dire buon viaggio a tutti. Grazie. Magari dopo da Letizia come si fa a fare l'incursione nel consiglio di amministrazione, perché è un po' più occhio. Adesso chiamo a fare il suo intervento la dottoressa Marinella Dalle Vedova, responsabile del miglioramento e accreditamento Emilia Romagna della cooperativa L1. La dottoressa Dalle Vedova è stata simpaticamente definita da Letizia Spanoli psicologa anomala. Buonasera. Allora, vengo dopo degli abilissimi oratori, quindi abbiate, perdonatemi se non sarò altrettanto capace, diciamo così. Allora, io torno alla pizzeria. Nel senso che il nostro viaggio è cominciato in questa pizzeria dove colleghi gestori, diciamo così, questi erano per me fino a quel momento, colleghi gestori avevano fatto questa proposta: incontriamoci, parliamo, ci potrebbe essere qualcosa da fare assieme. La cosa che mi ha colpito di quella serata e che mi ha colpito anche negli incontri successivi è stato l'entusiasmo. L'entusiasmo del dottor Urti, del dottor Pirazzoli, soprattutto, che io avevo conosciuto in contesti molto istituzionali, in cui in riunioni molto formali, ecco. Quindi il loro entusiasmo mi ha travolto e mi ha trascinato, mi ha contagiato. Non conoscevo, avevo partecipato a un seminario di Letizia Spanoli, non conoscevo assolutamente per niente il modello sentemente. È stato un percorso anche arrivare fin qua, perché ho fatto i conti che ci siamo visti la serata in pizzeria, è stata più o meno un anno fa, quindi ci è voluto un anno per tutto questo ed è stato un percorso faticoso. Io lavoro nella cooperativa L1, la struttura che farà questo percorso è la Cravigo Fidelis, una delle nostre strutture, e L1 gestisce 90 servizi. Nei nostri primi incontri, quando ascoltavo questi due utopici che prospettavano questo percorso, vi confesso che pensavo: non credo che riusciremo noi a fare questa cosa. Sapete, le cooperative insomma hanno tutta una loro realtà, anche se su Bologna Cooperativa L1 lavora da oltre 20 anni, quindi abbiamo la nostra competenza, la nostra conoscenza del territorio, ma l'entusiasmo mi ha contagiato e probabilmente poi, conoscendo il modello, andando avanti nei nostri vari incontri, anche nei primi incontri con Letizia, sono riuscita a contagiare anche il nostro consiglio di amministrazione, che ha accolto questa proposta, e devo dire che è stato per me una grande sorpresa e una grande opportunità. Io ho subito cercato di portare questo entusiasmo anche
al nostro gruppo di operatori in struttura. Gesù prima ha detto, ecco, un'altra formazione. Ecco, adesso quale modulo devo compilare? Anche perché la mia presentazione l'ha anticipato, io nella mia firma c'è scritto responsabile miglioramento accreditamento Emilia Romagna. Io mi occupo di questa importantissima questo sistema emiliano romagnolo che tutti gli operatori, dagli direttori agli OS oramai sanno che cos'è, glielo diciamo ogni anno, e io mi occupo di verificare che ci siano tutti i requisiti, non solo a Bologna, anche in tutta l'Emilia Romagna, che ci siano tutti i documenti, tutti i protocolli, le procedure. Già quella sera mi si diceva cerchiamo di fare anche altro, di trovare anche un nuovo modo. E io, insomma, chiusa nella mia all'interno dei miei schemi già ho provato interesse per questa attrazione, per questa novità, proprio per, dopo tanti anni di requisiti, parametri, standard, cominciare a pensare anche a tornare agli operatori. Lo diceva, non ricordo chi prima, l'operatore al centro, tornare a dare ai nostri operatori la possibilità di ascoltarsi prima di tutto, non solo verificare se hanno assimilato un protocollo, se l'hanno condiviso, se lo applicano, che è importantissimo sempre, ma poi non è quella la vera competenza. Questo, i miei 20 anni di esperienza, sempre da bambina che io ho iniziato, posso dirlo, insomma, tutto importante, ma non è solo quello il vero che fa il requisito necessario per una buona qualità dell'assistenza, del servizio. Non bastano, non c'è questionario che può misurare come entrare in contatto, come la qualità vera della relazione. Non siamo ancora riusciti a trovare un sistema, un indicatore che lo misuri. Proseguendo nel nostro viaggio, abbiamo iniziato con il nostro gruppo 2 giorni fa, abbiamo fatto le prime 2 giornate che sono state estremamente interessanti, e l'altro aspetto che trovo motivante, l'aspetto anche che ha coinvolto la mia cooperativa, è rispetto alla possibilità di al fondamento teorico-scientifico del modello. Il fatto di Letizia Spanoli continuamente, quando ci porta ai vari contenuti, fa sempre riferimento alla letteratura scientifica più aggiornata, non andiamo oltre il 2015 direi. Costante, lei è una divoratrice di libri e di articoli scientifici, perché poi c'è anche tutto un sistema che mi ha molto colpito di accesso a una banca dati importante per tutti noi e anche per tutti i nostri operatori, RAE e tutti coloro che fanno parte di tutto il percorso formativo. Anche questo non è scontato. Altro aspetto scontato è la possibilità poi di poter misurare il cambiamento. E questo ci tengo a dirlo, forse anche per il mio background da accreditamento, però è facile parlare entusiasticamente del sentire, del contatto, che sarà impegnativissimo, e non so se i 3 anni saranno sufficienti, ma sarà un grosso, grosso lavoro. Però è anche importante poter pensare di poter dare un riscontro anche numerico, o comunque misurare la qualità del nostro percorso e la quantità. Quindi già adesso cominciamo con l'individuazione la somministrazione di test per i nostri operatori. Ieri si parlava del test sulla resilienza, parola che a me piace tantissimo. L'individuazione di parametri specifici all'interno dei nostri servizi, che potranno essere gli stessi che rivediamo anche per l'accreditamento, ma anche diversi, anche sulla base di ciò che sarà all'interno del modello, ma anche di ciò che il singolo gruppo individua. La possibilità di dare al gruppo la
propria, diciamo così, la propria autonomia nel stabilire, vedo che Letizia fa sì, nel stabilire il, quelli che sono gli obiettivi del proprio servizio. All'apertura della giornata formativa, la prima della settimana scorsa, ho parlato di fiducia, ora guardo il mio gruppo della DL1 che è laggiù in fondo, e perché è questo che ho chiesto al gruppo, una grande fiducia, perché appunto il progetto è grande, è impegnativo e si parla di mettersi in gioco e di partire dalla persona. È assolutamente molto ambizioso e molto anche personale, quasi intimo. Quindi la fiducia è quella che ho chiesto, è quella che già vedo, e già in due giornate vedo che diversi dei miei operatori, vedo un aumento di fiducia, e questo mi fa estremamente piacere. Che cos'altro? Cosa mi aspetto? Cosa vedo se chiudo gli occhi? Fra 3 anni vedo e spero più sorrisi, anch'io spero il sorriso degli operatori quando entrano in turno, che non è per niente scontato, perché tutti noi viviamo una vita frenetica e arriviamo a lavorare che abbiamo già un carico di pensieri e di robe da fare, e arrivare a lavorare, dover entrare in contatto molto intimo con le persone, dover avere delle relazioni molto importanti, molto coinvolgenti, è difficile. Significa decidere se aprire o chiudere, contattare o meno con se stessi l'altro in ogni istante. La maggior parte dei nostri operatori, ma capita spesso, decide di chiudersi, chiude, fa, esegue, routine. Per questo il viaggio è importante, il viaggio è ambizioso e la proposta di cambiamento è veramente grande. Mi sto perdendo, quindi non sono così abile come i colleghi, per cui sono molto contenta di tutti gli ospiti, anch'io li ringrazio e spero, insomma, di riuscire, speriamo tutti noi, questo gruppo di gestori, anche questo è molto anomalo, di riuscire a darvi l'idea quantomeno di questo percorso e di riuscire anche poi a darvene conto nel corso di questi anni del suo andamento. E grazie. Grazie. E adesso chiediamo di intervenire al dottor Giuliano Fasolino, responsabile della cooperativa Sollievo. Buonasera a tutti. Quello che ho ascoltato finora da chi mi ha preceduto mi ha dato ancora più emozione, entusiasmo a partecipare a questo percorso. Mi sono imposto però di stare in un intervento il più breve possibile. Più breve possibile perché ritengo che la fortuna che abbiamo questa sera è di avere qui Letizia Spanoli. E quindi ogni momento in cui parlo, ogni minuto in cui parlo io è un minuto rubato a quello che posso apprendere da quello che ancora stasera Letizia ci trasmetterà. Mi sono fatto degli appunti, come ha fatto il presidente del Rodriguez, perché così ho la certezza che non mi dilungo. E Letizia dice: tu parla, ma so che se poi comincio non finisco più. Io vorrei dare una definizione a questo percorso, non tanto per circoscriverlo, quanto perché un'identificazione che mi sono dato. E lo identificherei come la possibilità. Ecco. Questo, la nostra organizzazione partecipa a questo percorso con circa 100 operatori che sono coinvolti. Noi crediamo in questo percorso perché l'opportunità di stare insieme ad altri colleghi, l'opportunità di confrontarsi
con altre organizzazioni è la cosa poi reale che ci permette di capire se quello che stiamo facendo è realmente quello che è corretto fare. Insieme a Letizia, che abbiamo conosciuto qualche anno fa a un convegno che ancora oggi è impresso nella nostra mente, della nostra organizzazione, e che il titolo di quel convegno era, se ti ricordi Letizia, la felicità nelle residenze per anziani, nelle strutture sociosanitarie, scusami Letizia, mi ha fregato l'emozione. Che cosa mi aspetto? Mi aspetto un ambiente felice e un ambiente che eroga servizi di qualità. Un ambiente felice è composto da tutti i partecipanti, quindi non può essere felice solo l'azienda, la cooperativa, ma deve essere felice in primis l'anziano, in primis l'operatore, perché una persona felice trasmette felicità, una persona triste, una persona nervosa trasmette stress, nervosismo, e poi leggiamo tante altre situazioni che sono semplicemente poi la conseguenza di quello che è un ambiente non sano. Io ritengo che lo spirito è quello giusto, noi affrontiamo questo percorso con lo spirito giusto. Vogliamo entrare in un ambiente di lavoro sorridenti e vogliamo che quando usciamo la sera siamo un po' tristi, ma semplicemente perché dobbiamo andare via, non perché quello che abbiamo fatto durante il giorno ci ha messo tristezza. Non mi voglio dilungare, un'equipe appunto serena genera un ambiente di un certo tipo. Io sogno un'organizzazione come ce l'ha trasmessa Letizia in passato, come ce la trasmetterà sicuramente più avanti. Io mi voglio fermare qui, io ci credo. Grazie Letizia, grazie. Abbiamo ascoltato i nostri direttori, responsabili delle strutture, è giunto il momento di far parlare Letizia. Letizia, che ha un'esperienza di 30 anni, anche lei ha iniziato quando ancora prendeva il biberon, nel mondo della residenzialità per la terza età. È stata tra i primi ad affermare 20 anni fa che nessuna qualità di vita per gli anziani sarebbe stata possibile senza una cura verso coloro che si prendevano cura. Studiosa e ricercatrice di nuove prassi, ha ideato il Sentemente Modello, un modo di guardare alla residenzialità in modo diverso, un modo di fare cultura organizzativa terapeutica. Io ho incontrato Letizia il 25 maggio del 2011 e credo che non dimenticherò nella mia vita questo incontro. Mai. L'ho incontrata perché il mio direttore, che non è qui ma mi piacerebbe tanto ringraziarla, è una donna, perché ha iscritto me e altre due colleghe a un workshop in occasione di PTA Expo a Verona. Il workshop si intitolava Il responsabile di nucleo, un operatore al centro, quindi già 7 anni fa. E da allora io ho iniziato a seguire Letizia, frequentando appunto qualche corso con lei. Poi però la svolta per me c'è stata 3 anni fa, quando mia mamma è morta improvvisamente e lei mi ha aiutato, devo dire in modo molto forte, molto presente, a superare questa difficoltà della mia vita. E poi ho approdato l'esperienza dei giorni felici, e fino ad entrare nel gruppo dei felicitatori. Per me Letizia rappresenta colei che ha saputo coniugare in modo eccellente apprendimento ed esperienza. Io ho frequentato tantissimi corsi, sono una che mi piace insomma sapere qualcosa di più, e ho ricevuto sicuramente tantissime nozioni che poi però poco alla volta, se non le applichi nella realtà, se ne vanno via dalla tua mente. E invece con Letizia non è così. Con Letizia non è così perché Letizia ce le fa sentire qua, dove noi abbiamo appoggiato questo pezzetto di puzzle che rappresenta
una cosa immensa. Io vorrei averlo tatuato in tutte le mie cellule. E Letizia mi ha insegnato tantissimo in questi ultimi, in quest'ultimo anno in particolare. Mi ha insegnato innanzitutto cosa significa salire sulle spalle dei giganti. Prima la dottoressa delle vedove diceva che Letizia è una divoratrice di libri, e questa cosa ce l'ha trasmessa anche a noi, almeno a me sicuramente. E anche se sono sempre stata abbastanza una buona lettrice, direi che sono diventata anche una divoratrice. E mi ha insegnato cosa significa umiltà e servizio, o forse me l'ha ricordato. Quando a volte la rabbia ci fa dire delle cose che alla fine non ci portano a niente, ci fanno solo stare male, e invece se si è umili ci si mette nella nostra ZTL e si dice ok, avanti, proviamoci di nuovo. Mi ha insegnato anche cosa significa professionalità e competenza, perché a volte pensiamo di essere dei professionisti quando invece siamo solo dei qua, dire a volte. Invece attraverso la competenza noi possiamo esprimere al meglio quello che possiamo fare nel nostro lavoro. Soprattutto mi ha insegnato a cogliere, ad apprezzare, ad amare tutte le scintille di possibilità che sono presenti nell'universo amico. Adesso piango. Neanche per me, e soprattutto Letizia mi ha insegnato a sentire. Grazie. Beh, insomma, sono emozionata, anche perché qua non so se sento più l'emozione o sento il carico della responsabilità. Quello che è certo è che credo tantissimo nella forza che noi esseri umani portiamo dentro di renderci e di rendere tutto quello che facciamo ancora più bello. Quindi non credo solo tantissimo in sentimenti, ci mancherebbe altro. Ma credo che ognuno di voi che è qui stasera contenga dentro di sé sogni, desideri, speranze rispetto al proprio lavoro e alla propria vita, che diventeranno il patrimonio di questo viaggio. Io non ho scelto di lavorare con i vecchi perché lo desideravo. Dice, ah, che bella roba, che bello, verso fidarsi di te con questa premessa. Perché quando io ho finito l'università avevo in mente l'IAR del sociale. Ragazze madri, tossicodipendenza, alcolismo, lavoro sociale di strada, quelle robe lì avevo in mente. E invece c'era un concorso pubblico, io ho partecipato, figuratevi 30 anni fa, vincere un concorso pubblico voleva dire, vero, sistemarsi per la vita. E vado a fare questo concorso dicendo, tanto figurati se mi prendono. E in realtà vinco il concorso. E mi dà il segretario comunale, mi dà la busta con la destinazione. E io ero già felice, perché andavo a fare il servizio sociale sul territorio, quindi figurati. Ma dentro quella busta c'era scritto che la mia destinazione sarebbe stata la casa per anziani della città di Pordenone, con le sue 200 anime che vivevano dentro. E io che avevo detto che con i vecchi non avrei mai, sarei mai andata a lavorare, perché non c'era niente da fare con i vecchi, perché tanto i vecchi dovevano morire. Cosa andavo a fare io a lavorare con i vecchi? Mi sono ritrovata lì.
E io, quando la racconto, sembra che scherzo, ma è vero. Tutte le sere, per un mese, io scrivevo la lettera di licenziamento, che non avevo coraggio di consegnare il giorno dopo, perché dicevo: ma come glielo dico alla mia mamma e mio papà che mi hanno pagato gli studi, che sta figlia stordita vince il concorso pubblico eppure ci licenzia? Come glielo dico? Quindi se io sono qua, lo devo alla mia mamma e mio papà. A maggior ragione al mio papà, visto che da 5 anni si è malato anche di demenza. E in tutto questo non trovavo però il senso, non trovavo il senso. Per me andare dentro alla casa di riposo non c'era senso. Ma il senso me l'ha dato Agnese. Me la ricordo ancora. Perché Agnese un giorno si è scappata dalla struttura. Oggi non si dice più scappato, nel sentimento del linguaggio non si dice scappato, perché le strutture non sono Alcatraz. E si è allontanata, volontariamente, persa. E tutti ovviamente chiamano l'assistente sociale, dicono: dai, bisogna trovarla, dov'è, l'abbiamo persa, aiuto, le famiglie, chissà cosa accadrà. Chiamiamo i carabinieri. E 5 ore dopo circa, il maresciallo mi chiama e dice: abbiamo trovata. Agnese, con la sua demenza, mini mental zero, e l'abbiamo trovata. E io ho detto: beh, quando è scesa dalla macchina ai carabinieri, Agnese era tutta, ha fatto una carezza al carabiniere, gli ha detto: grazie, grazie per la gita. E io ho guardato il maresciallo e gli ho detto: ma dove l'avete trovata? Agnese era a circa 5 chilometri dalla casa di riposo, era in cimitero. Il cimitero della città di Pordenone conta 50.000, Pordenone fa 50.000 abitanti, quindi non è un piccolo cimitero del paese. E ho chiesto al maresciallo: ma cosa faceva? Ah, dice, adesso gliela conto. L'abbiamo trovata inginocchiata davanti a una tomba. E io mi sono incuriosito e sono andato a vedere il nome e cognome di quello lì che ci stava dentro. Sa, dottoressa, che la sua Agnese è inginocchiata davanti alla tomba di suo figlio? E io ho detto: ma che cavolo è che alle me mi hanno detto che i vecchi dementi non capiscono niente? Ma se c'è un mini mental zero, vuol dire che vale zero. Me l'avevo insegnata così a me. Mini mental zero vale zero. Siccome cogito ergo sum, non summi niente, non cogiti niente. Vero? Che differenza c'è tra un essere umano e un animale? La capacità di ragionare dell'essere umano, vero? Quindi se c'è mini mental zero, vale niente. E dice: e allora per cosa c'entra Agnese? C'entra che quando Agnese è tornata in casa di riposo, la scenetta che ho visto non mi è piaciuta. Gli infermieri lì l'hanno accolta, zaccate una bella siringata. E io non sapevo niente. Ho detto: scusa, ma cosa le avete fatto? E dice: una fiala di vaglio. Ah, non sapevo neanche cosa fosse il vaglio. E quindi ho chiamato, la sera sono arrivata a casa, ho chiamato i miei amici, qualcuno si era laureato in medicina, no? Ho detto: ma cos'è il valium? Fa bene? Ma no, non tanto. E io quella sera, mentre mi ricordo, avevo ancora gli occhi di Agnese che rinchiusa dentro quel nucleo, continuava a battere le sue pugni sulla porta, diceva: voglio andare via, fatemi uscire. E quella fiala di valium non era servita a un tubo. E io con gli occhi lì, quella sera mi sono guardata davanti allo specchio e mi sono detta: ragazzi, tu dovrai difendere questa gente dai tuoi colleghi. Bruttissima frase, non la dico più, non ci credo più, ma quella sera lì io devo ad Agnese tutto quello che è accaduto. Perché lì mi sono detta: no, Letizia, non è vero che con i vacchi non c'è niente da fare. Con i vecchi c'è ancora tutto da fare. E allora mi sono detta: avanti, si parte.
E oggi cosa mi porta qui? E beh, sono passati 30 anni, ragazzi. Ho fatto un sacco di cose. E l'ultima cosa che ho fatto, 4 anni fa, è nato Sentimento. E Sentimento è questo. È un progetto organizzativo, terapeutico, culturale, che vuol far soffiare sul mondo sociosanitario un vento di rivoluzione. Sono a Bologna, posso dire la parola rivoluzione? Se fossi in Trentino non potevo dire. Ma a Bologna sì. Un vento di rivoluzione culturale, che ci faccia veramente essere fieri, orgogliosi di fare il nostro lavoro e che faccia sì che il lavoro che insieme faremo diventi una luce sull'Italia, ma perché no, sul mondo. Lì il 18 aprile io andrò con alcuni felicitatori a fare il primo Sentiment Day a New York. I nostri amici americani, quando hanno sentito il modello Sentiment, gli hanno detto: ma vi vogliamo anche qua, ma venite a raccontarci. Quando leggevo giorni fa i dati della Food and Drug Administration sull'abuso dei farmaci per il controllo del comportamento delle persone che convivono con la demenza, gli americani sono presi malissimo. Più di noi, come noi, un po' meno di noi, ma non siamo messi bene. E allora qual è la sfida? La sfida è: io metto il mio meglio, voi il vostro meglio, me lo mettete? Sì. No, rifaccio. Rifaccio, potrei, guardate che qua non si scherza, Perché, allora, adesso, rifacciamo, seriamente, perché con questo io finisco il mio intervento, Nel senso che, basta, questa sera, sto buffet ci aspetta, nel senso che, insomma, dobbiamo cominciare a farla breve. Allora, ragazzi miei, io, la mia promessa è che io dentro a questo viaggio porterò tutto il mio meglio e porterò tutto il mio impegno a studiare, a impegnarmi ancora di più nei prossimi 3 anni per essere quel nocchiere, quel coach che desiderate. Ma voi il vostro meglio me lo metterete? Sì! Ragazzi, si parte! Serata e io chiamerei a fare il suo saluto la dottoressa Chiara Gibertoni, direttrice generale dell'azienda USL di Bologna. Insomma, dopo questo grido di guerra, anzi di gioia, io veramente voglio soltanto portare il saluto dell'azienda USL di Bologna e dire che quando ho ricevuto l'invito da parte del dottor Cuti ho accettato con grande gioia di essere qui stasera, perché l'azienda è una parte di questa comunità. È vero, siamo i controllori, dicevamo prima, meglio, siamo i committenti, no, siamo molto di più. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo già fatto dei progetti insieme come quello sulla scontenzione, che indicano come è una strategia positiva quella di prenderci a braccetto e di camminare insieme nella direzione che stasera è emersa così bene. Certamente devo dire una cosa, che queste 5 strutture che si incamminano in questo percorso lo possono fare perché hanno un terreno solido su cui appoggiano i piedi, che sono le loro competenze e la loro capacità di tecnica di dare un'assistenza ottima. Quindi in qualche modo il metodo, le procedure sono fondamentali, perché è solo attraverso questa certezza, che si basa sul fatto di lavorare attraverso regole condivise, che si può guardare oltre.
Quindi non è un caso che questo progetto nasca qui, nasca in una regione che ha voluto e realizzato l'accreditamento, che è vero, ha degli aspetti burocratici noiosi anche per le nostre strutture, non soltanto per le vostre, però diventa un terreno su cui si appoggiano i piedi e su cui ci si può alzare in punta di piedi per guardare oltre. E questo progetto è questo, è guardare oltre, lanciare lo sguardo oltre le regole, perché l'amore è sempre un passo avanti le regole. E quindi questo che è un progetto che vuole incentivare l'amore nelle nostre strutture, perché a me mi viene da sintetizzare così, scusate, ma vista l'ora mi viene da sintetizzare così, senza avere la paura e il pudore di pronunciare questa parola, anche in un contesto che necessariamente è anche una componente tecnica così forte. Però ecco, se riusciamo a alzarci in punta di piedi e guardare oltre, io non conosco il metodo, non so se sarà un metodo efficace, corretto, non importa, è comunque una tensione che viene condivisa e viene portata a sistema con la volontà di guardare oltre le regole che ci siamo dati e che sono importanti e che sono soltanto però appunto il punto di partenza, la base, il terreno su cui appoggiamo. Noi come azienda vi ringraziamo per questa voglia, per questa tensione che avete manifestato intraprendendo questa strada. Anch'io sono convinta che sarà una strada di successo, se non altro per l'entusiasmo con cui avete risposto al richiamo, e noi ci saremo anche noi, come dicevo, abbiamo fatto insieme già una bella esperienza. Spero che questa, anche in questo caso, questo progetto sia un'occasione per farci venire in mente tante idee, per superare e per guardare insieme oltre. Grazie a tutti, buonasera. Dottoressa Monica Formigiano, che è membro del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale L1. Io sono abituata abbastanza a parlare in pubblico, ma questa sera sono emozionata in una maniera pazzesca, perché questa emozione mi è proprio stata trasmessa da voi. Intanto condivido, sottoscrivo e certifico quello che ha già precedentemente detto la mia amica e collega Marinella Delle Vedove. Devo anche dire però che il Consiglio di amministrazione di L1 non ha faticato molto ad aderire a questo progetto. Sarà stata anche la bravura di Marinella nel rappresentarcelo, ma da subito abbiamo colto le potenzialità e le opportunità che questo progetto poteva portare. Nei 30 anni di gestione delle attività di L1, 22 dei quali anche sul territorio emiliano, L1 ha fatto della qualità dei servizi il suo cavallo di battaglia. Qualità che ovviamente non può prescindere dal benessere degli assistiti, ma è altrettanto vero che non può prescindere dal benessere degli operatori che con noi lavorano. Sin da subito, ed è questo che probabilmente ci ha fatto aderire con tanto entusiasmo all'iniziativa, abbiamo colto nel progetto Sentemente il fatto che il progetto potesse essere, oltre che a un momento formativo eccellente e quindi a un aumento di professionalità per gli operatori, anche, e molto più probabilmente, la chiave per poter ridare nuovamente uno slancio emozionale alle attività che i nostri operatori giornalmente rendono. Slancio che la quotidianità a volte involontariamente fa un po' perdere. Quello che ci auguriamo anche è che alla fine di questo percorso Cooperativa L1, che gestisce circa 90 servizi, come vi ha detto Marinella, in 11 regioni italiane, oltre 18.000 assistiti, possa esportare l'esperienza bolognese su altri territori, perché noi in altre strutture e con altri operatori. Io vi ringrazio tutti e vi auguro buon cammino. Voglio salutare a nome di tutti noi.
dottor Alberto Mingarelli, direttore dell'area sociosanitaria del distretto di San Carlo. Voleva raggiungerci anche l'arcivescovo di Bologna, ma per un impedimento dell'ultimo minuto non potrà essere tra noi, quindi lo salutiamo a distanza. Fuori di questa sala è allestito un tavolino dove potete trovare l'ultimo libro di Letizia, La vita non finisce con la diagnosi, in vendita, quindi se qualcuno di voi vuole approfittare di questa occasione di averlo qui a portata di mano, lo può prendere lì. Bene, allora il mio compito adesso è quasi finito e vi ringrazio per la vostra attenzione. Per me è stato un momento forte, ovviamente questa cosa non la faccio tutti i giorni, quindi se ho fatto qualche gaffe, perdonatemela. E volevo condividere con voi una cosa che mi è venuta in mente questa notte, quando mio marito, alzandosi alle 3:30, mi ha svegliata e poi bussava e non riuscivo più a dormire, mi è venuto l'agitazione e quindi mi è venuto in mente di cercare fra le citazioni che io scrivo in un libretto e ho trovato questa. Fra il resto mio marito fa anche lo scultore, quindi tutti i grandi scultori vedono la loro opera d'arte prima ancora di prendere in mano lo scalpello. Tutte le cose nella vita vengono create due volte, prima quando le sogniamo e poi quando le creiamo. Quindi questo è l'augurio che io faccio a tutti voi. Questa canzone è la canzone di Elisa Ogni istante. In questo momento, mentre ascolteremo questa canzone, saremo tutti connessi attraverso i nostri cuori e attraverso il nostro braccio. E attraverso questo contatto vorrei che ci scambiassimo le nostre emozioni e la nostra energia. Sia luce nel disordine.